Io non amo molto poi addentrarmi in approfondimenti, come dire, analitici e critici sulle canzoni che selezioniamo, perché le amiamo ormai così tante, così tanto dopo mesi di selezione, che oggi abbiamo perso, diciamo, ogni discernimento oggettivo, per cui rischierei di essere enfatico. Vedo che guardi, mi fa piacere che insomma siano gli altri ad ascoltare e giudicare. Ringrazio anche le parole che sono state dette fin qui su Musicultura, per le parole che sono state dette, perché effettivamente hanno fatto una fotografia di questa esperienza culturale, spettacolare, ultra trentennale, che ha a cuore la dimensione artistica della canzone popolare. E tre decadi ha attraversato questa manifestazione, che sono state segnate da una accelerazione tecnologica fenomenale che ha stravolto tutto, quindi compreso anche il modo di concepire, di produrre, di ascoltare le canzoni. Però io mi sento di dire che il rispetto che le canzoni meritano, l'attenzione che merita un artista che vuole esprimersi attraverso la canzone, restano dei temi che tendono purtroppo ancora ad essere affrontati con una certa superficialità, distrattamente, senza un vero metodo. Musicultura, col suo concorso, facendo incontrare artisti che hanno scritto la storia della canzone con chi cerca di scriverla e potenzialmente ne ha le capacità, cerca di fare proprio questo. Ed è in questo contesto che sono fioriti, sono stati valorizzati, lanciati artisti nel corso degli anni, come gli Avion Travel, Gian Maria Testa, gli Alma Megretta, Simone Cristicchi, Pacifico, Patrizia Laquidara, Mirko Elcane, Margherita Vicario, la rappresentante di Lista e così via, fino ad arrivare ad artisti che poi si sono scoperti fondamentalmente autori, come Fabio Ilacqua o Giuseppe Anastasi, che le cui canzoni hanno vinto ad esempio Sanremo. Adesso quel che ci aspetta è una settimana intensa dal 20 al 25 di giugno a Macerata, che è l'apice dell'iceberg Musicultura, del lavoro annuale, con tantissimi eventi in città, concerti, incontri con gli autori, performance e recital varie, alle quali parteciperà anche Ennio Cavalli, scrittore e poeta che saluto, è qua con noi in platea. Ciao Ennio. E poi le serate allo Sferisterio, le serate di spettacolo allo Sferisterio con i vincitori e con un'offerta artistica in termini di ospiti coinvolti, che a mio modo di vedere è un intreccio molto curioso, interessante, fra proposte nazionali e proposte internazionali, come notava anche il vice direttore Anversa leggendo il programma. Vivremo come sempre un'atmosfera distesa, senza ansia da prestazione, al di fuori delle logiche promozionali, e non mancherà qualche sorpresa dell'ultimo minuto, e accadranno anche, ci saranno anche collaborazioni inedite sul palco, ad esempio quella di un artista a cui teniamo molto, che penso sia qua, eccola là, che ci saluta, Ilaria Pilar Patassini. Ciao Ilaria, che sarà con noi nella serata del sabato, che tra l'altro è una vincitrice a sua volta di Musicultura e che fra le altre cose duetterà con una giovane talentosissima artista messicana per la prima volta in Italia, che è Silvana Estrada.